La sede della VAB Vigilanza Antincendi Boschivi è stata intitolata a Roberto Giorgetti, fondatore della sezione di Prato e scomparso da pochi mesi. In via Veneto, nel Macrolotto, i 50 volontari, già da questa mattina, sono operativi su tre turni. Intitolata a un fondatore e amico, perché Roberto era amico di tutti noi, 40 anni e passa, credo, di volontariato dedicato alla VAB, ed era doveroso intitolarla a lui. Questa sede ospita praticamente la protezione civile e l'attività principale, che è l'antincendio boschivo, che noi proprio in questo periodo svolgiamo. All'interno della VAB siamo tutti volontari, quindi ognuno dedica il tempo che ha libero e che vuole dedicare all'associazione. Ovviamente in questi periodi per noi di alta stagione, di alta pericolosità per il rischio di incendi, sì, vengono fatte le turnazioni, turnazioni H24, quindi dalla mattina alla notte, con una squadra in pronta partenza per ogni evenienza, per ogni chiamata che ci viene fatta. Una casetta prefabbricata, una cucina, uno spogliatoio, la sala comandi e uno spazio ricreazione è la nuova casa dei volontari della VAB. Intorno, oltre al giardino, anche un capannone dove ricoverare le attrezzature più delicate e un grosso parcheggio per i mezzi.